Notte di giorno, buongiorno, sono le 11.59, un minuto a mezzogiorno, il tempo a Roma è pessimo, anche oggi non piove, quindi pessimo forse è esagerato. Abbiamo Luciano al posto di Mauro, lo potete vedere qua, eccolo qui, e abbiamo soprattutto un ospite, ovvero Enrico Di Giorgio. Adesso lo lasciamo suonare per una mezz'oretta, sto zitto e ce la godiamo. Quando hai cominciato a suonare la chitarra? 12 anni e mezzo, 13, anche tardi poi alla fine, perché di solito si impara prima, cioè si incomincia a imparare prima e di solito si prende l'acustica. Io ho preso direttamente l'elettrica, proprio. Quindi ti piaceva il rock, diciamolo in maniera... Sì, io sono qui. Cioè, chi sono i chitarristi che ti hanno spinto a prendere la chitarra? Chi è il primo che ti ha fulminato a 12-13 anni dicendo voglio fare questo? Senti, Clapton, penso. Clapton, perché c'è il mio babbo che non suona, però era fissato col blues. Per cui io ero in macchina con lui, ascoltava sempre B. King, Clapton. E mi ricordo anche Riding with the King, che era il disco, appunto, in duetto, loro due schiette. E sentivo tutti questi assoli e non so se era più per cercare di far contento il mio babbo in qualcosa o forse ho cominciato a suonare chitarra. Poi vabbè, ho scoperto, vabbè, Hendrix, poi ho scoperto Stevie Ray Vaughan e ho detto, vabbè. È lui. È il numero, Stevie Ray Vaughan per me è... Senti, hai messo sulla prima band a che età? Io... 13 e mezzo, sì, dopo 5 mesi, 4 mesi. Praticamente, io mi ricordo che andai in bicicletta a casa di un mio amico che suonava il basso e lui faceva punk, poi voleva fare blues, che è proprio due persone... Un po' diverse. Però mi ricordo quando incominciai a suonare finalmente con un altro strumento che mi accompagnava, ho detto cazzo, bellissimo. È un'altra cosa. E da lì si fece questo gruppettino. Nome del gruppo? E Big Ass ci chiamavamo il primo gruppo, era grande culo. Ma io facevo solo il chitarrista. Garbatissimo. Sì. Delicato. Vabbè, però un blues ce lo devi fare, secondo me l'hai detto, una cosa qualunque. Posso questo là perché con questa anello non riesco mai a suonare. Vabbè. Quante suoni ancora la chitarra, parecchie ore al giorno, oramai, come dire, ma da quanti anni hai adesso? Io 30 purtroppo. Quindi diciamo che sono 27 che sono, no, sono 17 che sono, sì, matematica, cioè... proprio io non ne parliamo. No, sì, cioè in realtà ora scrivendo ovviamente, diciamo, è passato quell'ambizione chitarristica. Anche perché... se comunque ti chiamano, voglio dire, a Sanremo sei andato a fare chitarrista. Sì, no, ma infatti, no, quando, no, infatti è, io ho detto, cazzo, per essere un cantatore, essere chiamato come ospite e poter fare anche musicista, c'era perfetto. Allora, riepiloghiamo, in solo un anno, forse in meno di un anno. In meno di un anno. In meno di un anno, abbiamo fatto, anzi, la prima partecipazione era Sanremo Giovani? Sanremo Giovani, sì, 2015. Sanremo Giovani 2015, sì. Poi pausa. Pausa, nel senso, sì. Siamo scomparsi. Siamo un po' scomparsi. Ci siamo messi sott'acqua a suonare e scrivere canzoni. Quindi, in meno di un anno abbiamo fatto X Factor, dove hai rischiato di vincere, e poi sì. La partecipazione a Sanremo come super ospite. Cioè, no, infatti è stata una cosa. E pensare che l'altro anno a Sanremo non mi hanno voluto come giovane, cioè non mi hanno nemmeno scelto. Perché c'è 30 anni. E c'è giovane ancora. Cioè, dove vuoi andare? Allora, prima canzone che hai scritto. Quando? Allora, la prima canzone che ho scritto, scrissi una canzone per la mia mamma. Addirittura la scrissi tipo in un finto inglese in maniera molto ignorante. Ma la tua mamma pianse. Sì, ovviamente. Che sì, poi sì. Si chiamava Senza di te, e poi in realtà l'ho messa in italiano. E si chiamava Senza di te, era dedicata alla mia mamma, ora neanche mi ricordo molto bene. Però era anche molto bella. La mia mamma ovviamente
Ed è nello stesso anno scrissi per lei e per una mia ex fidanzatina. Per cui fu quell'anno lì, verso i 18-19 anni, che cominciai a scrivere le canzoni. Che avevi capito che ce la potevi fare. Chi è il primo che ti ha detto che dai, andiamo, non fanno cagare? La Casella di Maffucci, un contratto, oh, 19 anni, sì. Subito un contratto. È lì che, cioè, in realtà io 4 canzoni avevo fatto nella vita. Ma Caterina aveva già deciso che potevi fare della roba. E mi aveva, sì, mi aveva, diciamo, mi ha preso lei e io, è lì, è un po', ha deciso lei un po' che io facessi questo lavoro, perché, cioè, io non avevo mai pensato di fare questo lavoro qua, insomma. Poi l'ho provato a fare, mi è piaciuto, però ovviamente quando cominci da molto giovane, almeno io avevo un carattere un po' particolare. Ostile? Sì, diciamo. E ovviamente non capisci mai che la musica è un lavoro, per cui non basta il talento, bisogna anche studiare, cioè non più che studiare, bisogna applicarsi. Io ero uno molto, insomma, così. Lo studente è bravo ma non si applica. Un classico. Però è stato... E lì comunque ho continuato, anche quando ho perso poi il contratto con Caterina, e ho continuato, sono andato avanti. Allora, sei arrivato a Sanremo, sai che io non mi ricordo, devo dire, sì, la verità, ma con quale canzone? Se ce la vuoi accennare. Allora, se... a occhio. Che tipo faceva... Era questa, l'avete riconosciuta, sicuramente vi è piaciuta molto, non è andata granché, ma c'era un motivo, e non c'è dubbio, c'era motivo per cui non è andata, io non me la ricordo, ma non è colpa mia, sfortunatamente adesso non dovrei andare a recuperare negli archivi del giornale, chissà che voto gli ho dato ogni giorno. No, ma era una canzone, sì, era proprio, cioè, era una canzone carina, nel senso era molto fresca, si chiamava Qualcosa da decidere, faceva tipo... Vabbè, quella, dai, l'abbiamo capito. L'abbiamo capito. Però l'esperienza a Sanremo Giovani com'è stata? No. Cioè, perché poi il tuffo nella... Ma secondo me, senti, il CD non era... Cioè, le canzoni, secondo me, non si era ancora capito bene. Un po' il mio sound non era proprio uscito fuori, anche da come... Diciamo un po' anche dalla produzione, secondo me. E poi, fondamentalmente, sai, quando... Cioè, magari non ero pronto, non mi rispecchiava forse un po' quel mondo. Non eri ancora te stesso. Secondo me no. E in realtà me stesso lo sono adesso, dopo... Poi ognuno è giusto che abbia il suo tempo. Ma non c'è proprio dubbio, anzi. Però io credo che... Cioè, che tutto, anche gli sbagli e le porte in faccia, i momenti comunque sia di sconforto, che sono tanti, perché quando... Vuoi fare una cosa e vedi che non riesci a farla, ti rode, non c'è proprio dubbio. È peggio di andare dietro una donna che non ti vuole, perché comunque magari lì si sbaglia lei, magari ne trovi un'altra che ti piace di più. Trovare un'altra cosa che mi piace più della musica è difficile. Allora, se tu dovessi presentarti al nostro simpatico pubblico che non ti ha mai visto né sentito, impossibile però, allora cosa gli canteresti? Io penso a questo punto. La canto così perché non c'è capotasta, quindi spero di non sbagliare, però penso a questa qua. Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello ci paia, l'amore è avere armi senza fare male, l'amore è così stupido ma fallo poi a capire, l'amore è solo carte da scoprire. E anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, credimi, 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 credimi sempre. E anche quando avremo troppe cose da cambiare, tu credimi, 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 credimi sempre. Quando me ne starò fermo mentre voglio riballare, quando tutto cambia senso e non ha senso più aspettare, e anche quando sarà chiaro che non c'è più niente, tu credimi, 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 credimi sempre.
Credimi, 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 credimi sempre. Credimi, 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 credimi sempre. Allora, parliamo, raccontiamo questa esperienza di X Factor. Ci sei arrivato convinto di poter fare dei buoni risultati o hai detto provo e chi se ne frega, vediamo che succede? Sono sposato e ho detto alla fine basta lamentarsi sul divano, dire che le cose non vanno bene, che la musica... Che nessuno mi capisce. Bravo, cioè, andiamo lì, a questo punto rischiamo. O è veramente così o posso andare meglio. Era un rischio grosso perché... Nel mio piccolo... Quindi avevi messo nel conto l'idea di smettere, cioè se andava male, arrivederci, basta, vado, più che altro, cambio lavoro. Cioè sì, in realtà anche perché era un po' un... il rischio era appunto che anche se, anche non volendolo, sarebbe successo, fosse andata male, perché comunque... Dove andavi più? Certo. Però, sai, i grandi cambiamenti succedono sempre dopo una grande rivolta, no? Mm-hmm. Come nella storia, la storia insegna, per cui... Ci vuole una guerra per l'innovazione, purtroppo, e nell'ambito storico. Nell'ambito mio musicale ci è voluto semplicemente il rischio di partecipare a un talent che magari poteva andare male, potevo beccare subito 4 no e figura di merda a casa. Certo. La mamma non piangeva più, no, perché commossa dalle canzoni, diceva ok. Senti, com'è stato però questo percorso di mesi lì dentro? Perché poi alla fine tutti ne escono molto contenti, ma... È davvero una... come dire? Senti, io ovviamente ho cercato di domare un po' anche il mio carattere. Perché... Insomma, mannaffa ancora tutti i giorni, no, non era il caso. No, perché no, l'avevo già provato, visto che non funzionava. Per cui dovevo un attimo stare più... diciamo, andare un pochino più lento. Però mi sono trovato bene, sono stato bene. Ovviamente c'è stato... una difficoltà all'inizio nel fatto che dovessi cantare le cover, che è una cosa che a me non piace fare, ad esempio, perché non... Eppure invece io devo dire da casa, no, invece... ho trovato che c'è gente che canta le cover tanto per cantarle, gente che ci mette la sua personalità. Questo, se c'è una cosa che si è notata fin dall'inizio, è che tu avevi una personalità nel mettere in scena canzoni di altri. Alla fine non ti ha fatto male. No, ma mi ha anche divertito, nel forse senso. È meglio sentirti cantare una bella canzone che una canzone mediocre tua. Sì, è vero, all'inizio. Sicuramente, no? quello è vero. Infatti sono stato, ma è andata bene, mi ha mandato un messaggio anche Jovanotti facendomi complimenti, dimmi figlio di te, che quella mi è venuta particolarmente bene. Sì, quella è venuta particolarmente bene. Ve lo dico da solo, però ogni tanto mi faccio l'applauso anche io. Quella, vabbè, è una gran canzone, per cui è bello già cantarla. Però ho cercato ovviamente di metterci il mio, ma perché essendo io cantautore mi è difficile, cioè... Lo trovo già impersonale cantare un'altra canzone, certo. Per cui ho sempre cercato di cambiare un po'. Non farla diventare tua, in un modo. Sì. Io poi non. Poi sai cosa succede? Succede che a volte, tipo quando ho fatto di André, lì ho avuto molta paura. Ma perché comunque, beh, competere con... Con l'incompetibile, cioè, se si dice in italiano. Sì, non solo di scrittore, trovo che di André ci abbia la voce. No, con Dalla solo, certo, quelle voci, ma di André forse proprio la voce veramente più calda, cazzo. Eppure secondo me non è andata male nemmeno quella. No. Devo dire che io da casa ero più buono però dei giudici, che non si sa perché temenavano tutte le settimane. Senza in alcuni casi, lo dico, senza alcun motivo, nel senso che facevi una roba bella, ben fatta, dicevano sempre, ma questo non è così, io manca, non sento, sento un cazzo, cioè, fatto tu, cioè alla fine, vabbè, ma questi sono commenti, come dire, da casa. Stando lì sicuramente la situazione è diversa, ma... Ti rodeva, nel senso che alla fine andavi là, facevi la tua bella figura, la gente da casa ti dava il suo sostegno, ma con i giudici il rapporto com'è stato? Ma come coprofessori, cioè, è sempre stato un brutto rapporto. Non era per te. No, perché cioè, però io capivo che comunque sia il nostro ruolo era diverso, cioè allora non era sedere a parlare e te lì a dimostrare, per cui già comunque sia io credo che è già un... Cioè, sono già due parti completamente opposte, diverse, per cui io ad esempio non ce la farei a stare a sedere a giudicare, sinceramente. Però trovo più divertente dimostrare. E quindi ovviamente stavo al gioco, è logico, non si può piacere a tutti, però a volte capivo anch'io che forse era... In qualche cosa avevano ragione. Sì, diciamo, in qualcosina sì, sì, però in tante no. Però alla fine credo che non posso nemmeno negare che non mi sia servito comunque sia. Anzi, mi ha fatto anche gioco, credo, a un certo punto. Perché comunque quando te fai bene e le persone ti criticano, alla fine diventi carnefice.
cioè, scusa, cioè, diventi loro, vittima, sì, scusa, tu diventi vittima, lui diventa un carnefice, cioè. Quindi insomma la vittima è sempre salva agli occhi del popolo, per cui senti, però 30 secondi di Mi fido di te te tocca fare, okay. Ah sì. Sembrava fosse questa tonalità. Case di pane, rioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, oscurità, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli, remmagi, forse fa male eppure mi va, di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone e di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Senti, lo sai che forse alla fine il buon Jovanotti ha sentito questa versione e ha deciso di fare il disco che ha fatto? Molto più semplice, scarno, senza niente. Nigiotti ti ha consigliato, caro Lorenzo. No, scherzo. Finita l'esperienza, via nel grande mare della canzone italiana. Sei in un momento fortunato però della canzone italiana, in cui c'è un sacco di roba bella e sì, c'è un sacco di attenzione per gli artisti più giovani. Sì, sono... Com'è andata dopo X Factor? Ma senti, vabbè, sta andando bene perché comunque ho... Cioè, sono stato a me stesso uguale. Io tipo, Sony mi ha fatto uscire... Con X Factor sai che escono delle piccole, certo, cover, che non ho voluto promuovere, non ho fatto in store. Infatti i primi due che erano obbligatori, ma poi non ho voluto fare... Ma non perché... Cioè, ringrazio chi ha comprato l'EP, non è... che voglio sminuire, però non era male, diciamoci la verità. No, però non volevo, cioè non voglio aspettare, voglio promuovere il mio album, voglio fare una tournée con le mie canzoni. Non ho deciso anche di non fare date proprio per quello, perché voglio uscire fuori con calma con il mio album che è in preparazione, quindi preferisco fare. Con chi stai lavorando per il disco? Fabrizio Ferraguzzo, che è un produttore che adoro, che ha capito anche col pezzo nuovo il mio sound e quindi sono molto contento di questa fase, sono al sicuro, mi sento al sicuro, in Sony mi sento veramente come a casa, sono felice, è un momento bello anche per la musica italiana, anche se credo che ci sia un po' di spocchiosità a volte, soprattutto nei confronti del pop, no? Cioè, oggi sembra quasi che sei ganzo solo se fai indie, quando in realtà forse l'indie non c'è nemmeno più. No, l'indie è molto pop, assolutamente. Io credo che l'artista più indie, sì, che però è con una casa, con una major, sia Nicola Fabi, eppure con una match. Sì, forse quello che fa le cose più sì, difficili da ascoltare per un pubblico. Veramente bravo Nicola Fabi. Secondo me è uno dei più bravi, assolutamente più bravo, sì. Io gli ultimi dischi mi sono comprati, ce l'ho tutti e due, è veramente un grande. Veramente molto bravo, ha una bella penna, è bello anche come ha curato gli arrangiamenti. È molto, come canta. Come canta poi, no, forse è più bravo. Cioè credo che come scuola romana lui sia sicuramente più bravo. Senti, facci sentire qualcosa, ma fammi capire da che parte vuole andare Nigiotti nelle sue molte anime, quella da cantautore, quella da chitarrista, quella, come dire, popolare ma non troppo, perché poi alla fine ti piace fare cose raffinate e non canzonette, se le vogliamo ancora chiamare così, quindi che ci sarà in questo disco nuovo? Oppure hai una cosa da farci sentire per farci capire da che parte stiamo andando? Ah, posso farmi sentire quella che è uscita adesso, proprio un pezzettino? Si chiama Nel silenzio di mille parole. Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore, e adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone, e che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torno in mente come fosse un dovere. Sorridi ancora o no, hai smesso di giocare. Invece ho voglia di fare l'amore, portarti a cena dove si può fumare. Poi ci penso e non conviene, chissà che comoda occasione vederti e dire amo te, amo te, non importa se fa ridere, amo te, amo te, amo te, non importa se è impossibile, se siamo sempre quelli lì che si amano da farsi male, spietati come quelli lì che tornano per poi scappare,
scappa ancora più veloce. Guarda, Freddore, l'influenza, sto malissimo. In cui... Beh, vorrei cantare io come te, Freddore, sì, l'influenza. No. Senti, obiettivi, che vogliamo, che cosa succederà adesso? Il disco quando esce? Senti, il disco penso ci sarà sicuramente entro la fine dell'anno. E obiettivi sono... sono abbastanza... primo in classifica, cazzo! Perché dire di no? L'obiettivo no, è... no, allora, magari. Però non lo c'è, in realtà io non sto tanto a vedere le medaglie, sì. Penso più a... la soddisfazione di riuscire a fare quello che volevi fare. Bravo. Mm-hmm. Cioè, fare questo nella vita vorrei. Perché il mio sogno è fare questo. Ora è capitata l'occasione appunto di diventare anche autore. Perché esce domani il disco di Laura Pausini. Io gli ho scritto un pezzo che si chiama Due Finestre, per cui... non è male. Come prima volta. Come cioè... medaglia. Ma no, no. Cioè... una medaglia più che buona. Sì, sono... cioè, mi fa piacere perché... a parte, vabbè, ovviamente c'è la Pausini e Laura Pausini. E sono contento perché ovviamente mi dà modo anche di farmi pubblicità, poi di sentire qualcosa di mio anche cantato in spagnolo, perché lei canta in tutte e due le lingue. E ovviamente sono contento, cioè, perché oggi posso dire a testa alta che ho fatto bene a essere testardo in passato e non curarmi di no e di fregarmene di tutti noi e di continuare ad andare avanti per la mia strada. E sono contento di questa cosa e la dimostrazione, cioè non credo che tutto questo mi sia dovuto, assolutamente, cioè non la sto vivendo come io sono il numero uno, assolutamente no. Penso di stare stare raccogliendo quello che ho seminato in tutti questi anni. La gavetta l'ho fatta, sono a posto con la mia coscienza e se oggi mi guardo allo specchio sorrido e sono contento, come se riascolto quello che sto facendo. Quindi se magari non ricordo quello che ho scritto qualche anno fa, perché forse c'è poco da ricordare, io penso più al presente che al passato, perché già il presente è passato. Sì. Nel mondo poi oggi, certo. Figurati. Con la velocità con cui vanno le cose. Però sono felice. Ovviamente c'è l'ansia di riperdere tutto, perché so che sapore ha... che sapore alla merda. Beh, cioè, ma questo mestiere però è anche... è così. È anche fatto così, di alti, di bassi. Ma infatti io cammino... si va e si ritorna. Io cammino fiero, lo dico sempre, con la testa fra le nuvole e la merda sotto i piedi. Così camminerò sempre. Allora, con questa meravigliosa massima, salutiamo Enrico Niggiotti. Grazie a voi per averci seguito. Grazie. E buona giornata a tutti. Grazie. Andiamo con la sigla. Guarda, Luciano, la raggiungo. Anzi, ci abbiamo... eh?